Chi era tuo papà? Mio papà era un artista perché dipingeva. E poi era mio padre. Naturalmente io sono stato allevato in mezzo all'odore di quadri a olio e quindi l'arte è entrata attraverso i pori del mio naso, attraverso i miei occhi e anche attraverso la mia bocca, perché mio padre dipingeva nature morte e poi mia madre cucinava le cose che lui poneva in mostra e quindi mi cibavo anche delle sue nature morte. Io credo di dovere gran parte di tutta la mia vita proprio a Trivero. Mio padre era giovane, ha incontrato Ermenegildo Zegna, il quale gli ha chiesto di venire a raccontare la storia della lana attraverso dei graffiti dal 30 al 33, quando sono nato io, che sarebbero rimasti in peritura a memoria di quel momento. E perché secondo te il nonno imprenditore ha sentito il bisogno di chiamare un artista in un certo modo per nobilitare il suo mestiere? Io credo che proprio l'arte nobilita, nel senso che eleva il pensiero. E naturalmente c'era già a quel tempo la fotografia, però la fotografia era considerata come un mezzo meccanico. Ha messo in crisi l'arte, la fotografia, perché il servizio del racconto, della rappresentazione, era stato assunto dalla fotografia alla fine dell'Ottocento. Però la pittura era considerata ancora come qualche cosa che attraversava la storia e quindi era il rapporto diretto dell'essere umano con la natura e la sua espressione. Ermenegildo Zegna voleva appunto avere la mano dell'uomo, il pensiero dell'uomo nella rappresentazione di quello che è stata la storia dell'arte della lana e che in qualche maniera veniva assunta in pieno qui a Trivero dalla sua impresa. Eccoci qui in Sala Quadri, la sala dove il nonno accoglieva tutti i visitatori, le maestranze, i clienti. Ed ha una bella storia. Sì, per la prima volta, perché questo spazio era giardino e questa vetrata era al posto di questo muro, quando mio padre ha fatto i graffiti. Poi è stata abbattuta per far crescere la fabbrica. Dopo la guerra a mio padre è stato richiesto da Ermenegildo Zegna di rifare di nuovo quello che aveva fatto prima, però spostato di pochi metri. Allora mio padre ha detto: non farei più i graffiti, anzi farei un'operazione a colori, come fossero degli affreschi, ma non farò degli affreschi veri e propri, perché poi se me li butta di nuovo giù, io devo poi rifare la terza volta. Per cui io preferirei fare dei dipinti su tela che sembrino un po' degli affreschi. Non era più la storia locale dell'arte della lana, ma l'arte della lana nel Medioevo, quindi si era nobilitato, diciamo, il processo dell'arte. È vero, della perché lana. Quelle immagini ritraevano un contesto tutto sommato molto locale, molto povero. Invece qui c'è questa meraviglia di tutto il contesto che circonda tutte le operazioni. Che abbraccia anche la storia italiana, oltre che a quella locale. E questo è il primo lavoro che rappresenta la fabbrica e dietro la collina che stava diventando pian piano l'Oasi Zegna. Ma qui ci sei tu o sbaglio? A quel tempo avevo 14 anni. E mio padre usava le persone che aveva intorno. Per esempio,
questo uomo è il padre, la donna è la madre e il ragazzo è il figlio, c'è tutta la famiglia lì. Qua c'è invece un'opera che mi sembra di essere un po' nell'inferno dantesco, questa tintoria con questi colori molto forti. Sì, perché questi lavori venivano fatti sempre o a piano terreno o addirittura sottoterra, perché c'erano i forni, erano dei forni, si faceva bollire l'acqua per far scaldare questi tessuti e poi tingerli. Pensa com'è cambiato anche tutto il processo oggi. Allora si bagnavano le pezze nel torrente. Oggi abbiamo dei sistemi invece tutti chiusi, per cui l'acqua, che è uno degli elementi importanti nel nostro ciclo produttivo, entra pura ed esce pura. Allora il torrente usciva rosso, oggi ci sono le trote, bisogna tutelare l'ambiente. Qui è bello perché c'è di nuovo una figura di casa. Una figura è mia madre a sinistra che fila con il fuso. L'altra figura è il cagnolino, il nostro cagnolino. Come si chiamava? Si chiamava Riri. Ah, Riri. Riri. E poi c'è la filatura con l'arcolaio, due forme di arcolaio. Ma soprattutto qui abbiamo la panoramica su Firenze. Qui invece dopo la filatura c'è la tessitura. Fanno le rocchette e poi tessono. E qui è il telaio manuale, classico, antico, manuale. E anche qui mia madre è la tessitrice. Quel ragazzo lì sono io, 2 anni dopo, quando mio padre stava finendo la serie e io ero, si vede, cresciuto di un paio d'anni. Che poi qui vanno nel commercio, nel mercato, e il mercato qui è rappresentato storicamente da Marco Datini, che è stato il primo grande mercante a Firenze, e dietro si vede il Palazzo della Lana di Firenze. Infatti, che è tuttora esistente. Qui c'è da una parte rappresentata la lana che arriva da fuori, dall'altra parte il prodotto finito che parte. E vicino a Marco Datini c'è mio padre che fa la parte del venditore, che è anche il suo autoritratto. Infatti è molto bello pensare che qua c'è l'autoritratto del tuo papà e nella casa accanto c'è l'autoritratto del nostro nonno. Del nonno. Così continuano a colloquiare. La cosa che poi è seguita nel tempo, sempre in questo percorso di famiglie, è stato il nostro incontro. Eri impegnato in una visione diversa dell'arte, una visione che metteva proprio anche in gioco le problematiche più importanti, l'ambiente, la natura. E poi abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Città dell'Arte. Credo che fosse il 94-95. Ma era un lanificio Città dell'Arte, era, vero? Un ex lanificio, e quindi un lanificio che si trasforma da luogo di attività produttiva a luogo di attività creativa. Io mi sono trovata in un percorso totalmente onirico, direi, e nello stesso tempo affascinante, di come un lanificio poteva essere vissuto secondo un altro punto di vista. E ho capito anche lì come il nonno, in fondo, aveva sempre vissuto il lanificio come un punto di partenza per includere la società, il sociale, l'ambiente, la montagna, la bellezza. Ed è forse quello il senso di quando tu hai coniato quella meravigliosa sintesi di quello che era Zegna: la mano, la mente, il prodotto e l'ambiente. E sono cose che già Ermenegildo aveva visto proprio come una meta, perché tutte queste montagne qui intorno, che sono state civilizzate, oppure la civiltà è stata naturalizzata nello stesso tempo. E lui ha sentito in più quello che lui faceva per i lavoratori. Non c'era questa divisione, qui l'impresa, lì l'operaio. Qui c'era impresa e operaio come una famiglia. Io ho sentito il bisogno di mettere in evidenza questo rapporto arte e società attraverso un progetto che ho chiamato Visible. Giovani che in tutto il mondo lavorano
per sviluppare un'arte che supera i confini del sistema arte. Tuo papà scrive: io dedico tutta la mia forza e il mio piacere nel dipingere soltanto ciò che vedo. Io non sento e non vedo nient'altro. Non voglio sapere e non voglio parlare di nient'altro. Non conosco i perché e le ragioni dei quadri di Michelangelo. Non voglio conoscerle. Ma l'impressione che ho è che siano più realistici dei miei, perché vedo l'oggetto nello spazio vero, con me stesso all'interno di questo spazio. Lui vede che io ho fatto qualche cosa di sorprendente. Lui è sorpreso perché vede che io non l'ho tradito, non sa perché io ho agito in quel modo, ma i risultati lo hanno, come si può dire, affascinato, proprio perché lui cercava la verità. Però una verità tradizionale, e si è trovato davanti a una verità nuova, ma non nella direzione opposta, come lui diceva, di quest'arte moderna che buttava per aria tutto, insomma. Nella bottega di tuo papà c'erano opere di ogni periodo, no? Che provenivano dalle case nobiliari che tuo papà restaurava, e quindi ti trovavi all'interno di un contesto molto variegato, dalle opere medievali alle opere del Rinascimento a quelle del Settecento. Ho dato molta importanza al fenomeno religioso. L'arte sacra accompagnava un po' tutto il percorso della storia che io vedevo nei musei. Mio padre mi portava la domenica mattina a visitare la Galleria Sabauda e capivo che c'era un forte interesse nell'arte per la spiritualità da una parte e anche per gli avvenimenti comuni che sono poi quelli della politica corrente. Ecco, queste cose mi hanno poi influenzato per il futuro, mettendo insieme spiritualità e politica. Io credo che quell'esperienza sia stata molto importante per la nascita dei quadri specchianti. In qualche modo il rapporto tra figura e sfondo è stato determinante, le tue prime ricerche sulla figura, e non c'è dubbio che c'era una relazione con i fondi oro. Io credo che i fondi oro siano stati determinanti come partenza del mio lavoro, perché nel fondo oro trovavo l'ispirazione dell'identità, la ricerca della mia identità. E nel 63 tu realizzi alla Galleria Galatea, dove avevi un contratto, la prima mostra di quadri specchianti che risalgono all'anno precedente. Qual è la reazione di tuo papà e anche del mondo culturale rispetto a questa? Ma il mondo culturale era diviso in due. Tazzoli stesso non capiva che cosa stavo facendo. Contemporaneamente però Luigi Carluccio, che era il critico di Torino, e poi la critica in generale dei giovani critici era assolutamente colta favorevolmente da questo mio lavoro. Però chiaramente ho poi dovuto andare fuori dall'Italia, ho dovuto prendere l'automobile e andare via per dimenticare che questa galleria non voleva più sapere dei miei lavori, e ho incontrato il mondo più grande di quello. Quindi di Torino. A Torino chi aveva compreso il tuo lavoro era Gian Enzo Sperone, e in qualche modo chi rileva il contratto dalla Galleria Galatea è Eliana Sonnabend. Sonnabend a Parigi e Leo Castelli a New York. Quindi sono passato, diciamo, da una situazione un po' chiusa torinese a una situazione internazionale. Nel
Nel 1973, da Gianenzo Sperone a Torino, realizzi una mostra padre e figlio, da cui abbiamo ripreso il titolo della mostra attuale. In quel momento lì mio padre era diventato mio allievo. Io gli avevo detto, invece di continuare a riprodurre delle nature morte così tradizionali, perché almeno non metti su questo tavolo gli oggetti del nostro tempo? Quindi li ho composto io, la natura morta. E poi gli ho detto, e in più se trovassi... Sì, ho visto che hai inserito la lattina del caffè, il giornale, degli elementi appunto di una contemporaneità quotidiana. I danari del tempo. Gli ho regalato anche un recipiente specchiante e gli ho detto, questo recipiente specchiante permetterebbe a te di riprodurti nella tua natura morta. E allora lui l'ha fatto e ha cominciato a mettere degli elementi specchianti nella natura morta e poi in seguito a questo ha detto bene, adesso possiamo fare una mostra insieme. Ecco, questo è un po' quello che tu hai scritto, hai teorizzato, è lasciare un'eredità ai padri. Avevo realizzato un lavoro prendendo un ritrattino che mio padre mi aveva fatto all'età di 3 mesi, non lui a 3 mesi, io a 3 mesi. Autoritratto attraverso mio padre. Esatto, perché io a quell'età non ero in grado di farmi l'autoritratto, ma avevo utilizzato mio padre che sapeva così ben disegnare per farmi l'autoritratto a quell'età. Quindi ho usato la mano e l'occhio e il cervello di mio padre quando io non ero ancora in grado di fare l'arte. Quindi è stata un'operazione di recupero di me stesso attraverso mio padre nel tempo. Nel 2008 da Persano a Torino viene organizzata una mostra che è Ettore Michelangelo i coetanei. In questo caso tuo papà era già scomparso nel 1982, tu hai la stessa età, 76 anni, che tuo papà aveva in occasione della mostra da Sperone nel 1973. Nella mostra di Sperone mio padre aveva presentato il suo ritratto specchiato dentro un recipiente. Io a 76 anni ho fatto il mio autoritratto rispecchiato nello stesso recipiente e ho intitolato la mostra dei coetanei perché avevamo tutte e due 76 anni. Qual è l'eredità che ha lasciato tuo papà a te? È quella di pensare che la società è tutta una famiglia, la famiglia dell'arte. Mi ha riportato all'arte antica e io sono andato ancora più indietro, sono arrivato ai primordi, così oggi da quei primordi passo alla terza fase, che è quella del terzo paradiso, che unisce l'epoca primordiale all'epoca diciamo artificiale che ci ha portati appunto alla tecnologia attuale, però ai danni che stiamo facendo alla natura. Quindi metto insieme natura e artificio per vedere una prospettiva nuova che ci porta verso il terzo paradiso, una terza fase dell'umanità. Quindi l'arte come impegno sociale 99,99999%. E questo è anche il terzo atto del rapporto con tuo papà, 1973-2008-2019. Esatto. Tu dicesti un giorno lasciare un'eredità ai padri. È una frase che mi ha colpito moltissimo. E se ritorno al tuo papà e al nonno Ermenegildo, con quella meravigliosa documentazione pittorica della panoramica Zegna, ci hanno lasciato da una parte delle opere d'arte e dall'altra un'opera d'arte nella natura. Tu allora facevi quasi l'autista del tuo papà. Sì, perché mio padre aveva avuto la meningite all'età di 8 anni, aveva perso l'udito e per questo aveva sviluppato, diciamo, l'occhio al posto dell'orecchio.
e quindi non poteva guidare la macchina. Quando io ho compiuto 18 anni sono diventato il suo autista, nel senso che lo accompagnavo sul posto dove lui andava a dipingere, a ritrarre i paesaggi. Però nel frattempo, per non stare lì a guardare, facevo anch'io i miei disegnini, i miei paesaggetti, seguendo un po' anche il desiderio di mio padre che io proseguissi nella sua professione. Quando salivamo qui sulle montagne, mio padre dipingeva la panoramica in costruzione. Quindi questo è stato un viaggio che mio padre ha fatto attraverso i trafori, attraverso gli scavi della montagna, riproducendoli pittoricamente. Michelangelo, io credo che la tua giovinezza sia eterna. Sono destinato a morire giovane.